Quest'uva è molto buona! Ehi, papà! Sì? Oh no, guardati, non puoi mangiare troppo cioccolato! Prendi dell'uva! Questi sono molto più sani! Ma io voglio il cioccolato! Cosa fare in una situazione del genere? Meglio pensare a qualcosa, papà! Ehi! Penso di sapere cosa fare! Se i tuoi figli non vogliono mangiare la frutta, mascherala! Tira fuori i cioccolatini! Mettici dentro dell'uva! Arrotola la carta in modo che sembri una caramella! Ed ecco qua! Un dolcetto perfettamente sano! Va bene, amore! Ecco a te! Oh sì, grazie! Tutto ha un sapore migliore se sembra una caramella! Posso averne ancora? Per favore, per favore, per favore! Ottimo lavoro, papà! Giù! Ecco il tuo sciroppo! Per favore, amore! No, non lo voglio! Ehi, non mi piace! Ma devi prenderlo se vuoi stare meglio! Voglio quella! Voglio la Coca-Cola! Per prima cosa devi prendere lo sciroppo! Aspetta! Sciroppo? Coca-Cola? Ho un'idea! Troverò un modo per dare lo sciroppo a sua figlia? Buono! Mi piace la Coca-Cola! C'è sempre una soluzione per tutto! Come nascondere uno sciroppo dietro una lattina di Coca-Cola! Che trucco fantastico! Oh no, oh no! Svegliati, dolcezza! Abbiamo dormito troppo! Dobbiamo prepararci per la scuola o faremo tardi! Oh no, non voglio fare tardi a scuola! Bene, mettiamo il maglione! Cos'altro? Wow, papà non sta sprecando nemmeno un secondo! E guarda questo, è tutto pronto! Ok, abbiamo finito! Ecco il tuo zaino! Oh no! I tuoi capelli! Mi sono completamente dimenticato! Non posso andare a scuola così! Fai qualcosa, papà! Oh, va bene, proviamo così! Questo è per i capelli, giusto? Papà! Forse se ne metto un altro... Non funziona! Ok, pensa a qualcosa, pensa! Ah ah! Lo so! Usiamo un aspirapolvere per legare i capelli! Basta mettere un elastico per capelli all'estremità del tubo, accendere l'aspirapolvere e usarlo per afferrare tutti i capelli! Ora non resta che legare i capelli! Stai facendo un ottimo lavoro, papà! Guarda! Non è stato così difficile! Ma ragazzi, non siete un po' in ritardo? Una delle regole più importanti per i bambini è ricordare di lavarsi i denti! Ma anche i bambini più scrupolosi hanno ancora bisogno di una guida! Oh mamma! Dentifricio ovunque! Di sicuro quello basta! Siamo pronti per partire! Devo solo finire di fare il bucato! Oh no! Attenta, mamma! Oh, che disastro! Ai! Cos'è successo? Oh no! Guarda i miei vestiti! Sono tutti ricoperti di dentifricio! Ehi, amore! Smetti di giocare! Vai a prepararti! Ehi! Aspetta! Forse... forse posso usare questo! So cosa fare! Mamma, ridammi il mio pupit! Cosa ha inventato la mamma? È ora di lavarmi i denti! Aspetta, rimetti a posto il dentifricio! Ti faccio vedere qual è la giusta quantità! Guarda cosa qui! Metti il dentifricio nel pupit! E premi! Oh wow, il mio pupit! Questa è la quantità perfetta di dentifricio da usare! Che trucco intelligente! Oh, che bella giornata oggi! Oh mamma, che cos'è successo? Come fanno ad essere così disordinati? Oh, non va bene! Dobbiamo andarci a lavare! Andiamo, forza! Metti giù il telefono! No, sto giocando! Ma dobbiamo lavare i capelli! Dallo a me! No! Dammelo! Oh no, sembra che papà stia perdendo! Ma aspetta, ha avuto un'idea! Non è tutto perduto! Ah, i capelli ora sono molto più puliti! Guarda! Che uomo intelligente! Può lavare i capelli della figlia senza doverle portare via il telefono! La 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 la! Oh, ops, papà! Non preoccuparti, ecco te, figliolo! Il lecca-lecca è molto sporco e papà non se n'è accorto! Fermo, non metterlo in bocca, è sporco! E tu cosa stai facendo? Non era sporco prima! Incredibile, cosa devo fare con voi due? Aspetta! Kinder sorpresa! Penso che sia una buona idea! So cosa fare! Il mio lecca-lecca! La mamma è tornata e ha portato un nuovo lecca-lecca! Ma prima, mettiamolo all'interno di questo! Chiudilo quando non lo mangi! Semplice, no? Va bene! Non leccare il contenitore! Aprilo! Un modo intelligente per tenere puliti lecca-lecca di tuo figlio! Ora può lasciarlo ovunque e non si attaccherà a niente! La mamma ha voglia di caramelle! Meno male che ne ho un po' qui! Meglio mangiarli mentre i bambini giocano! Oh no! Ah, sei tu! Cosa fai? Oh, volevo solo delle caramelle! Stanno arrivando?
Oh no, ma se vedranno le caramelle, cosa facciamo? Aspetta, broccoli? I genitori hanno appena avuto un'idea. Il modo migliore per nascondere le caramelle ai bambini è metterle sotto qualcosa che loro detestano. E a loro i broccoli non piacciono. Sono qui! Mamma e papà, avete qualche caramella? Caramelle? Che caramelle? Sono solo broccoli. Ne volete un po'? Broccoli, bleh, assolutamente no! Wow, ha funzionato! Ora possono mangiare le caramelle in pace. Deliziose! Giocare all'aperto è sempre divertente. Mamma, mamma, guarda le mie mani! Che cosa? Come hai fatto a sporcarti così tanto? Guardati, devi lavarti le mani. No, non lo farò, non voglio! Lavale adesso, per favore. Ok! Lavale bene, finché non sono belle pulite. Ok, ho finito! No! Non va bene, le mani non erano pulite per niente. Oh no! Cosa devo fare? Aspetta, ha lasciato il suo giocattolo. Sembra che la mamma abbia avuto un'idea. Metti un piccolo giocattolo in un contenitore e versaci dentro del sapone liquido. Lascia che si indurisca e voilà! Hai un sapone molto divertente. Ora tuo figlio non resisterà. Guarda! La bambina si sta lavando volentieri le mani. Semplice ed efficace. Sì! Un genitore deve essere sempre vigile. Oh no, ferma! Mettilo giù! Non puoi disegnare sui muri! Questo non va bene! Ehi! Non stai affatto attento a tua figlia! Meglio stare attenti, ragazzi! La bambina sta per disegnare sul tappeto! Ehi, dai! Ti ho detto di non farlo! Va bene, amore! Lascia che me ne occupi io! Ecco a te, dolcezza! Puoi disegnare sulla carta! Bel tentativo, papà! Ma la bambina non è interessata alla carta! Voglio disegnare sui muri! Sembra che papà abbia appena trovato una soluzione a questo problema! Prendi un tavolino e giralo! Ora, usa della pellicola e avvolgilo intorno alle gambe del tavolo! Oh! Fatto! Ora basta spingerlo contro il muro! Wow! Ora la bambina può disegnare sul muro, o meglio, sulla pellicola! È molto più divertente che disegnare sulla carta! E tutto ciò che serve è solo un po' di creatività! Guarda, tesoro! Non sono il più intelligente! Che cosa? Oh, mamma, tesoro! Guarda i tuoi pantaloni! Sembra che la pellicola non sia stata sufficiente! La bambina è creativa come suo padre! Oh, guardati! Pitturare è molto divertente! Ma ci si può sporcare velocemente! Ai bambini, però, non importa! Anzi, diventa più divertente quando possono disegnare anche sui loro vestiti! Sì, è molto bello! E sicuramente divertente! Finché la mamma non lo scopre! Eh? Oh no! Fermati, fermati! Hai appena sporcato la tua maglietta! Dovresti disegnare sul foglio, non sui tuoi vestiti! Cosa posso fare? Aspetta! Sacco della spazzatura! Ecco, ci sono! Cosa ci farà la mamma con questo sacco della spazzatura? Bene, aspetta un po'! Quasi fatto! Ta-da! La mamma ha fatto un grembiule con un sacco della spazzatura! Che cosa intelligente! Ora la bambina può disegnare liberamente sui fogli e sui vestiti! È molto più bello in questo modo! Lo so! Riesci a immaginare? Ehi, tesoro, cos'hai qui? Voglio questo tappeto! $999! Per favore, mamma, per favore! Mamma! Ma è davvero molto costoso! Sei sicuro di volerlo? No, non abbiamo abbastanza! Fai qualcosa a riguardo! Ma il denaro non è un limite! Sei solo un po' di immaginazione! Nostro adesivo? Penso di avere un'idea! Guarda papà! Ha appena costruito una strada per le macchinine usando del nastro adesivo! Sarà fantastico! Guarda! Non solo il figlio, ma anche il papà si sta divertendo! Forse è anche più interessato del figlio! Questo nuovo gioco è davvero bello! Ma a volte non basta! Tranquillo papà, tu puoi continuare a giocare! Siamo tutti un po' bambini alla fine! Vuoi una mela? No, non la voglio! Per favore, mangiane una! Solo una! No! Oh, cosa state facendo qui? Papà si sta godendo le sue patatine del McDonald's! Voglio quelle! Anche il bambino vuole le patatine! Dovevi proprio venire qui con quelle? Eh? Dammele! Ah! Le mie patatine! Sembra che la mamma abbia avuto un'idea! Se non riesci a far mangiare a tuo figlio qualcosa di sano, fallo sembrare uno snack! Basta tagliare la mela a fettine sottili in modo che sembrino delle patatine fritte! Poi, mettile nella confezione delle patatine! Ecco a te, tesoro! Fai uno spuntino! Molto buoni! Oh, le mie patatine! Posso prenderne un po' anch'io? Che schifo! È una mela! Shh!
zitto! Vabbè! Le patatine sono finite! Ottimo lavoro, mamma! Lavorare da casa a volte può essere una vera sfida! Ops! Quando è un bambino piccolo, la sfida è ancora più grande! Oh no, no, no! Il mio lavoro! Mammina, mi dispiace tanto! Il mio computer! Le mie ricerche! Oh, povera! Anche la gonna della mamma si è bagnata! Questa era la mia gonna preferita! Così non va bene! Della pellicola! Ecco, tieni, figliolo! Ma aspetta un secondo! Facciamo in modo che il succo non riesca di nuovo! Basta usare un po' di pellicola, in questo modo! E poi fissarla con del nastro adesivo! Vedrai, figliolo, ti piacerà! Ora tagliamolo e... mettiamo una cannuccia! Grazie, mamma! Brum, brum, brum. Ops! Oh, il succo non si è rovesciato! Forte! Hai visto, amore? Hai una mamma intelligente! Oh, un momento tutto per me! Voglio truccarmi un pochino! La mamma sta per truccarsi! Sono dell'umore giusto per... i miei ombretti! Che cosa? Sono tutti rossi! Oh no, com'è successo? Ok, ora metterò un po' di mascara! Ah, anche questo è rotto? Ma come? Come? Tutti i trucchi della mamma sono per terra! Ma dove porta questo sentiero? Chi è il responsabile? Oh oh! Il bambino sta giocando con i trucchi! Cosa stai facendo? Oh, mamma! Sta per mangiarlo? Oh, no, 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 no! Fermati! Amore, non puoi mangiarlo! Non va bene! Ti verrà mal di pancia! Oh, mamma! Cosa posso fare? Cioccolato? Rossetto? So cosa fare! Le mamme conoscono molti trucchi! Eccone uno! Basta prendere del cioccolato, metterlo in un cucchiaio e farlo sciogliere! Oh sì, sarà fantastico! Quando si sarà sciolto, basta prendere il contenitore del rossetto vuoto e versare il cioccolato fuso! Aspettiamo che si raffreddi! E... ecco un rossetto sicuro e commestibile! Mamma, dammi il tuo rossetto! No, figliolo! Questo è mio! Ma un rossetto speciale solo per te! Per me? Sì, amore mio, ti piacerà! Che buon profumo! Delizioso! Buono e sicuro, come sono intelligente! E vissero felici e contenti! I bambini hanno bisogno di sentire una storia prima di addormentarsi! Ehi, amore, sta dormendo! Vieni di là a giocare con me! Sì, sì, sta dormendo, arrivo! Finalmente i genitori possono divertirsi un po'! Mammina, non andare, per favore, voglio un'altra storia! Oh, no! Ok, caro, te ne leggerò un'altra! Vedi, amore, non posso venire a giocare! Ehi, ehi! Possiamo usare la tua voce e il mio telefono! Telefono? Voce? Oh, è geniale! Caro, ti leggerò una storia, ma prima devo parlare con tuo padre! Che cosa stanno facendo? Con le tasche piene di gioielli, corsero fuori il più velocemente possibile! Stanno registrando una favola della buonanotte con la voce della mamma al telefono, in modo che il loro figlio possa dormire e i genitori possano divertirsi! Fine! Perfetto! Il bambino si è riaddormentato! È il momento di usare la registrazione! Poi ritornò a casa! Dove aveva messo la chiave? Il vaso aveva gioielli preziosi dentro! Ottimo lavoro! Dai, vieni! Il bambino sentirà la voce della mamma e dormirà sonni tranquilli! Un buon frutto per il mio ragazzo! Mammina, puoi darmi dei cerotti, per favore? Certo, nessun problema, figliolo! Ecco, tieni! Grazie! Aspetta, cerotti? Cos'è successo? Niente! Usa i cerotti per attaccare lecca lecca alla mano! Bello! No, 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 no! Non puoi mangiare così tante caramelle! Hai bisogno di cibo vero! Ecco, mangia un po' di frutta! Non la voglio! Ma ti fa bene! Per favore, mangia! La mamma vuole che la mangi, ma lui ha qualcos'altro in mente! Nasconderà la frutta nella pianta! Intelligente il ragazzino! La mamma non si accorgerà di niente! La 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 la! Oh, amo la frutta! La frutta è meravigliosa! Presto, non ti sta guardando!
Fatto! Wow, l'hai mangiata tutta! Bravo, amore! Ora puoi avere delle caramelle! Ma aspetta! Cos'è? Perché la frutta è nella mia pianta? Non puoi nascondere le cose alla mamma così facilmente! Oh oh! Scoperto! Quindi non l'avevi mangiata! È inaccettabile! Niente più dolci! No, no, no! Devi mangiare la frutta! Posso rendere la frutta deliziosa proprio come le caramelle! Questo è un metodo semplice per far mangiare la frutta ai bambini! Usiamo un po' di zucchero, versiamolo nell'acqua e portiamolo a ebollizione! Ora mettiamo dei pezzi di frutta su dei bastoncini e immergiamoli nell'acqua e zucchero! Voilà! Vedrete come adoreranno la frutta! Piccolo, niente caramelle come ti ho detto! Ma un frutto speciale per te! Ti piacerà tantissimo! Provalo! Wow, buono! Sembra una caramella! Te l'avevo detto! La frutta è fantastica! 2 più 2? Non lo so! Ti aiuto io! Puoi usare le dita in questo modo! No, non funziona! Non riesco a capire! Oh, mamma! Cosa posso fare? Bicchieri? So come aiutarti, figliolo! La matematica può essere difficile a volte! Non la capirò mai! Ma quando è un papà intelligente come lui, non è un grosso problema! Su col morale, figliolo! Guarda, puoi imparare la matematica usando questi bicchieri! 5 bicchieri meno 2! Wow, papà! Fammi contare! Nessun problema, piccolo! Oh, sono proprio un bravo papà! Ma il tuo lavoro è davvero finito, papà? Ora posso guardare la mia soap opera preferita! 8, 9! Che finale fantastico! Mi chiedo cosa stia facendo la mamma! Avevo ragione, piccolo? Piccolo, dove sei? Forse sotto il tappeto? Ehi! Come può essere sparito se stava facendo il suo compito di matematica solo pochi istanti fa? Ho perso mio figlio! Come lo spiegherò a sua madre? Forse è ancora qui in casa! Oh mamma, molto male! Aspetta, che cos'è? Cos'è questa montagna di bicchieri? Questa non era qui prima! 500 più 3! Figliolo, cos'è questo? Ehi papà, sto contando! Oh, per fortuna, il bambino era sempre stato qui! Scusa, ero solo preoccupato di averti perso! Oh, aspetta, aspetta, ho un'idea migliore! 1, 2, 3! Ecco qui! Devi solo girare i bicchieri e arrivare al numero giusto! 2 più 2 uguale 4! Finalmente! La matematica è divertente! Sì! Ottimo lavoro, ragazzi! La mamma si sta preparando per un'importante videoconferenza! È tutto perfetto! Piccolo, per favore, fai il bravo, ok? La mamma ha un lavoro importante da fare! Bravo, ragazzo! Vediamo! La fotocamera è accesa, il microfono è acceso, perfetto! Ma i bambini non sempre ascoltano i genitori! La la la! Si attacca al muro, fantastico! Buongiorno! Buongiorno! Che cosa? Oh no, mi scusi, signore! Oh mio! Oh mamma! È così imbarazzante! Dammi questo! Farò qualcosa con questo palloncino in modo da tenerti occupato e immobile! Facciamo dei buchi! Perfetto! Ora, mettiamo un altro palloncino dentro! Sì, sarà fantastico! Ora abbiamo bisogno di un piccolo imbuto e di qualche glitter. I miei preferiti sono l'oro e il rosso. Versiamoli dentro. Bello e divertente. Ora un po' d'acqua per riempire i palloncini. E questo è il risultato. Ecco a voi, il giocattolo antistress. Ehi tesoro, vieni qui! Ho un fantastico palloncino per te! Ti piace? Wow, è fantastico! Perfetto! Ora risolviamo questo pasticcio e torniamo alla mia riunione! Mossa intelligente, mamma! Com'è il tuo? Buono? Certo, papà, è cioccolato!
Cioccolato all'ora di pranzo? No, no, no! Vi ho preparato del cibo vero e delizioso! Ecco, buon appetito! Papà e figlio sanno che la mamma non è la miglior cuoca del mondo e queste cotolette non sembrano molto appetitose! Lo mangerai per davvero? Dai, veloce, prendi il cioccolato! La mamma non ci sta guardando! Wow, wow, wow! Cosa vi ho detto? Ho preparato tutto io! Ho seguito una nuova ricetta! Bravi ragazzi! Interessante, forse dovrei leggere questo! È buono, vero? Delizioso! La vostra faccia! Sì, sì, delizioso! Cosa? Cosa c'è sotto l'insalata? Cioccolato? È troppo, lo prendo io! Voglio vedere i piatti vuoti! Oh, mamma! No, no, no! Non so come riusciremo a mangiarlo! Dobbiamo essere forti e farlo! Meglio comportarsi bene questa volta, ragazzi! La verdura e l'insalata sono molto importanti! Allora, dove ero rimasta? Che cosa sono? M&M sono nascosti in una confezione di verdure surgelate! Mamma imbrogliona! Oh, wow! Avrei appena ricevuto un pacchetto molto speciale! Cosa ci sarà dentro? È un Pop-It nuovo di Zecca! Edizione limitata! Wow, che bello! Ora proviamolo! Oh, lo adoro! Ma Avery non è l'unica a cui piace questo Pop-It! Suo fratello e sua sorella vogliono provarlo! No, è mio! Lasciatelo! Voi avete il vostro! Ma il mio è sporco! E il mio è rotto! No, state fermi! Ed ecco papà! Oh, finalmente posso godermi questi snack! Non vedo l'ora! Papà! Meno male che sei qui! Per favore, aiutami! Caramella? Non sto mangiando caramelle! Aiutami! Con questi due! Ma papà è un uomo dal cuore tenero! Come può arrabbiarsi con questi piccoli angeli? Beh, cosa posso fare? Aspetta! Forbici? Lo so! Cosa farà papà? Calmatevi! Papà sistemerà tutto! Non potete usarlo tutti insieme? Ok, allora lo dividerò in pezzi più piccoli! Semplice, vero? Ora tutti avranno un Pop-It! Un pezzo per te! Ecco qui! Un pezzo per te, mia signora! Oh, sì! Ed ecco a te, tesoro! Ho risolto il vostro problema, vero? È l'ultimo pezzo per il papà più intelligente! Io! Il mio Pop-It, no! Questo rossetto è incredibile! Ok, sono pronta! E ora... Oh, ho bisogno di gioielli! Vediamo! Avrei molti gioielli tra cui scegliere! Ma aspetta un minuto! Dove sono? Che cosa? Dove sono i miei gioielli? Non sono qui! Non capisco! Oh, no! Com'è potuto succedere? Ed ecco la tua risposta! È tutta colpa di tua sorella! Anche alle bambine piace vestirsi bene! Ma... Oh no! La bambina ha appena rotto la collana di Avery! No! La mia collana! Oh no, male, molto male! Avery è super arrabbiata ora! Che stai facendo? Perché hai preso le mie cose? Ti avevo detto di non farlo! Ora, togliti tutto! Essere una sorella maggiore può essere difficile, ma è anche difficile vedere la tua sorellina triste! Forse sono stata troppo dura! Pop-It? Penso di avere un'idea! Facciamo dei gioielli per mia sorella! Avrei i suoi gioielli ora! Ma guardate sua sorella! Ha dei bellissimi gioielli fatti di Pop-It! Wow! Che idea geniale, Avery! Siete entrambe bellissime! Dai, facciamoci un selfie! Avery sta parlando con il suo fidanzato al telefono! Ma cosa succede? C'è qualcosa che non va! Il tuo viso! Che cosa? Cos'è? Oh no! Ti richiamerò, ok? Beh, questo non va bene! Ma forse un po' di trucco può risolvere tutto! Ho bisogno di fondotinta! Che cosa? È vuoto! Com'è potuto accadere? Oh no! E questi? Tutti i trucchi di Avery sono a terra! E portano a... Cosa c'è? Tu! Questi non sono giocattoli! Sono i miei trucchi! Ridammi tutto! Ma la bambina ha un'arma segreta! Mamma! Mamma! Silenzio! Avery ha paura che la mamma entri in camera! Oh no! Cosa posso fare ora? Ho finito il fondotinta! Ehi, aspetta un attimo! Ho un'idea! Basta prendere un contenitore vuoto e riempirlo con della crema per il viso dei bambini e del colorante! Ora rimettiamo il dosatore! Sembra trucco vero! Guarda, scambiamoceli! Puoi usare questo come fondotinta! È ancora meglio! Ok! Sì, ha funzionato!
Finalmente! Avery può finalmente coprire il suo brufolo e anche sua sorella può continuare a giocare! Ben fatto, Avery! Ok, ora è completamente coperto! Perfetto! Oh sì, devo richiamarlo! Eccomi, sono tornata! Spero di essergli mancata! Ehi, scusami, dovevo fare delle cose! Che cos'è? Non lo voglio! Vorrei un panino al formaggio! Il piatto della mamma non sembra piacere molto alla bambina! Vuole prepararsi qualcosa da sola! Ma soprattutto qualcosa che le piaccia! Sì, un panino al formaggio! Ma non si fa così! Oh no, attenta! Il tostapane si è rotto! Oh, che è successo? Che cosa hai fatto? Oh, ci picchia! Devi stare attenta! Dovresti stare più attenta! Avery, vieni qui! Metti giù il telefono e dai un'occhiata a tua sorella! Finite di mangiare ora! Sedetevi e mangiate! Io devo pensare al tostapane ora! Nessuna di loro sembra apprezzare questo cibo! Ma non hanno altra scelta! Prendi anche il mio! No! Tienilo pure tu! Tutte e due vorrebbero un panino al formaggio! Ma non possono averlo senza un tostapane! A meno che... un ferro da stiro? Ehi, so cosa fare! Possiamo usare questo! Facciamoci un panino al formaggio! Cosa farà Avery con il ferro? Abbiamo bisogno di un po' di carta stagnola! Ora prepariamo il panino! Sì, così! Fantastico! E ora avvolgiamolo nella carta stagnola! E ora usiamo il ferro! Semplice, vero? Wow! Che modo interessante di cucinare! Ma la cosa più interessante è che... ha funzionato! Sì! Ed eccolo qui, panino al formaggio! Che profumo! Delizioso! Questo è molto meglio di quello che ha cucinato la mamma! Ma non diteglielo, ok? Bene, ragazze! Cos'è questo odore? State mangiando? Sì, sì, stiamo mangiando! Ok! Ottimo lavoro, ragazze! Che sete! Meno male che ho la mia Coca-Cola! Sì! Che cosa? È finita! Ma era mia! Chi l'ha bevuta? Ehi! L'hai bevuta tu? Ma le prove parlano da sole! È un tappo di Coca-Cola! Ed è molto arrabbiata ora! Quella era la sua Coca-Cola! Tu piccolo! Acqua frizzante! Salsa di soia? Cosa hai intenzione di fare esattamente, Avery? Versiamo dell'acqua frizzante in una bottiglia vuota di Coca-Cola. In questo modo. E ora aggiungiamo un po' di salsa di soia. Oh, non sembra molto buona! Ma, ehi! Sembra Coca-Cola! Non sarò in grado di vedere la differenza. Ora rimettiamo la bottiglia in frigo. Goditela! Che brutto scherzo! Vediamo se suo fratello ci cascherà! Oh, un'altra bottiglia di coca! È mia! Tanto Avery non è qui! Cos'è? Sembra che lo scherzo abbia funzionato! Forse ora non prenderà più le cose di Avery! Sono la migliore! Oh no! Ho preso la bottiglia sbagliata! Avery, anche tu ci sei cascata! Il bambino ama giocare con la sabbia cinetica, ma i bambini piccoli hanno bisogno di essere controllati. Di cosa saprà? Fermati! Che cosa vuoi fare? Questo non è cibo! Avery, perché non guardi tuo fratello? Incredibile! Io devo andare via ora! Prenditi cura di lui, capito? Oh, sì, sì, che noia! Ma Avery non riesce a tenere gli occhi lontano dal suo telefono! Che cosa? Non c'è più! No, di nuovo! Fermati! Ci è mancato poco! Non puoi mangiarlo! Ecco, mangia questi biscotti! Non voglio i biscotti! Voglio mangiare la sabbia! Aspetta! Penso di avere un'idea! I bambini vogliono mangiare cose che non dovrebbero mangiare, come la sabbia! Ma puoi renderla commestibile! Basta mettere dei biscotti nel frullatore e sbriciolarli fino a quando non diventa tutto, come dire, simile della sabbia! Ed ecco fatto! Sabbia commestibile! Molto semplice e veloce da preparare! Perfetto! Andiamo! Il bambino sta aspettando di giocare con la sabbia! Sono tornata! Ecco, puoi giocare con questa! E sai una cosa? Puoi anche mangiarla! Oh wow, che bello! È molto buona! Il bambino è molto felice ora! E Avery non deve tenerlo d'occhio!
sono tornata, ragazzi! Come va? Che cosa? Sta mangiando la sabbia! Oh, mamma mia! Oh, poverina! Deve aver preso un bello spavento! Povera mamma! La la la! Oh, oh! Stai attenta, Avri! Il mio drink! No! Wow, bella mossa! I genitori di Avri hanno comprato un nuovo tappeto! È molto costoso! Devi stare molto attenta a non rovinarlo! Ma cosa succede? Oh no! Il fratellino sta per disegnarci sopra! La mamma si arrabbierà tantissimo! E naturalmente sarebbe tutta colpa di Avri! Assolutamente non posso permetterlo! No, no, no! Fermati! Che cosa stai facendo? Non puoi disegnare sul tappeto! Ma suo fratello è già pronto con un altro pennarello! Cosa farai ora, Avri? Pellicola! Penso di sapere cosa fare! Ok! Ah, molto rilassante! Oh, piccolo artista! Bella idea! Il bambino ora può disegnare sulla pellicola! Ma non ha più un posto libero! Oh, aspetta, aspetta! Devo mettere prima questa! Ecco, ora puoi continuare! Bravissima, Avri!